Penso che rimarrà fino a Ferragosto, villaggio di Babbo Natale, abbiate pazienza. Non è proprio voglia, però oggi sono felicissima per Sister, molto molto felice, perché quando le persone entrano all'ospedale, anche per una cosa che, vabbè, lei stava veramente molto male, però poi, boh, a volte mi spaventa perché ho un vecchio trauma di mio papà che qualche anno fa comunque ha avuto una sincope, una fesseria. Quindi va a pronto soccorso, gli fanno tutta una serie di esami per capire perché avesse avuto questa sincope, e da lì invece sono emerse altre cose. Quando appena fai una radiografia, un attacco, è un attimo che emergano cose molto gravi. Infatti, qualche anno fa è iniziato il suo, insomma, calvario. Veramente molto, molto pesante, di cui non vi abbiamo mai parlato in maniera esplicita, perché comunque Instagram è un momento di svago e non ci dobbiamo appesantire con le nostre cose, però ovviamente la paura è tanta ogni volta che si entra in un ospedale. Io sono felicissima, ringrazio veramente il cielo, o chi comunque, il caso, il destino, la vita, perché adesso a casa sta bene, sta benissimo. E quindi, sister, quando viene a smontare il villaggio di Babbo Natale? Visto che adesso stai bene, con Tommy mi avevate promesso che avreste fatto tutto voi, quindi ci metto.